questa terra di Giudea visse Giovanni il Battista, colui che condusse una vita austera, visse nelle grotte e si nutrì di locuste. Come predetto infatti dal profeta Isaia, dal deserto sarebbe giunto il precursore del Messia. Il giorno precedente la solennità della nascita del Battista, nel luogo dove oggi sorge il convento francescano di San Giovanni del Deserto, sono stati celebrati i solenni vespri. Per l'occasione, francescani e religiosi sono giunti in pellegrinaggio presso la grotta, dove secondo la tradizione cristiana, Giovanni il Battista trascorse parte della sua vita prima che la sua missione avesse inizio. L'eremo, situato in un luogo isolato, è circondato dal silenzio, conservando in questo modo una bellezza e una pace propria, caratteristica di questa zona. Figlio di Zaccaria ed Elisabetta, cugino di Gesù, Giovanni il Battista fu l'ultimo dei profeti, annunciò la venuta di Cristo e predicò la conversione dei peccati. La missione di Giovanni continua perché il processo è lo stesso. Per accogliere Gesù, per vivere la buona novella, bisogna convertirsi, bisogna fare un'opzione. E quindi tutto il processo della conversione, della penitenza, per accogliere Gesù e vivere una vita nuova, quella che Gesù offre. Giovanni Battista è uno dei pochi santi nella Chiesa di cui si celebrano, secondo il calendario liturgico, due festività. Oltre al 24 giugno, infatti, viene celebrato anche il suo martirio, il 29 di agosto. Una rilevanza importante perché fu proprio Gesù stesso ad esaltarlo, affermando che era più che un profeta. Giovanni era il messaggero mandato a preparargli la strada. Giovanni Battista fu colui che preparò la via, sapendo bene che ad un certo momento si sarebbe dovuto far da parte affinché il Signore potesse rivelarsi. Così, allo stesso modo oggi, la Chiesa e noi cristiani dobbiamo indicare al popolo la via al Signore. Questo è l'insegnamento che il Battista ci ha lasciato. Nella solennità della Natività di Giovanni il Battista, la Santa Messa è stata celebrata proprio nella chiesa del santuario che commemora questa nascita ad Encare. Nella sua omelia, il custode di Terra Santa, Padre Francesco Patton, ha sottolineato come il nome di Giovanni significhi dono di Dio. La nostra stessa vita è un regalo, un dono di Dio, un segno che Dio vuole operare anche attraverso ciascuno di noi. Qualcosa di significativo. Alla fine della solenne Eucaristia, tutti si sono diretti in processione verso la piccola grotta, luogo dove Giovanni il Battista è nato. San Giovanni era un profeta, un martire della parola e della verità. Ha preparato la via al Signore ed è nostro dovere contribuire a questa sua missione.